dire, una vittoria netta del Gela che ritorna in vetta alla classifica. Beh, noi oggi stavamo bene, avevamo voglia di dimostrare di non essere quelli domenica scorsa. Abbiamo dato un'impronta subito alla gara forte, determinante. Credo che oggi qualunque squadra fosse venuta qui a Gela avrebbe perso per l'atteggiamento che ha avuto la squadra dal primo al 95esimo. Al Gela spesso si rimprovera che gli under forse non sono all'altezza di questa squadra. Oggi tutti gli under hanno segnato. No, oggi gli under hanno fatto una grande partita. Io per primo gli faccio i complimenti, ci hanno dato una mano d'aiuto. Sono stati propositivi, sono stati positivi in ogni azione, per tutta la gara. Diciamo che finalmente si è vista una squadra a tutti gli effetti. A Gela il Presti risponde sempre bene e il Gela risponde altrettanto bene. In trasferta? Ma oggi io sinceramente mi aspettavo un po' più di persone, almeno in tribuna, perché la curva ci segue sempre. Noi stiamo facendo un grande campionato, non siamo una squadra che è uscita adesso. Siamo in vetta e mi dispiace vedere la tribuna non piena. Ripeto, la curva ci segue sempre, da fare un grande applauso, perché viene anche fuori casa e vengono in tanti. Ripeto, c'è da fare, adesso mancano ancora 9 partite se non sbaglio, e noi dobbiamo avere l'atteggiamento che abbiamo avuto oggi, cercare di arrivare alla fine giocando 9 partite alla morte, poi l'ultima gara vedremo cosa saremo stati capaci di fare. Si aspettava un Pacheco così deludente? Bah, veramente, un Pacheco quarto in classifica, terzo in classifica, che ha fatto un grande campionato. Penso che oggi c'era solo il Gela Calcio in campo. Gela Calcio in campo, Gela Calcio con giocatori di prospettiva, come Iannizzotto, che in campo ha fatto veramente la differenza oggi. La settimana scorsa erano tutti sbrocchi, scarsi, senza nessuna parvenza tattica, oggi non riesco a capire come mai. Tutti gli under infatti oggi hanno segnato. Mi fa piacere, sono bravi. La prossima partita invece contro il Parma, vale in trasferta. Rischiamo di essere di nuovo brocchi.